Sono Paolo, il proiezionista del Cinedream. Siamo davanti alla parte fondamentale della macchina da proiettare cinematografica. Questa è l'anima della macchina da proiettare. Nella parte di dietro viene preparato il fascio luminoso. Nella gran parte delle macchine attualmente in uso, il fascio luminoso viene preparato da una lampada alloxeno. Scende il flusso luminoso lungo questo condotto ad alta temperatura. Potete immaginare che una lampada da 4 kW possa produrre molto calore. Prima di poter entrare nella zona principale della macchina da proiettare, viene raffreddato il fascio luminoso affinché si possa andare a colpire una zona sensibile al calore. Il fascio di luce raffreddato che passa tramite questo condotto va a colpire la parte elettronica del nostro sistema. Viene, prima di raggiungere gli specchi di rifrazione, diviso in 3 gruppi, uno per ogni fascia di colore, il verde, il rosso e il blu, in modo che poi noi sullo schermo possiamo avere un'immagine uniforme di quello che vogliamo proiettare tramite il nostro obiettivo in base alla dimensione dello schermo e alla potenza della lampada che abbiamo a monte. Le macchine più moderne, come le ultime che sono in produzione, non hanno più una lampada alloxeno a monte, ma una lampada laser. Qui raggiungiamo l'obiettivo che è una delle parti importanti della macchina, ma che viene spesso sottovalutata. In una macchina da proiettare digitale, l'obiettivo non è così piccolo. Questa è la lampada che produce il fascio luminoso che poi andrà a colpire l'obiettivo per proiettare sullo schermo. Alle sue spalle c'è uno specchio che serve per concentrare il fascio luminoso nella zona interessata. La lampada, nello specifico, è una lampada da 6 kW, ma anche le lampade più piccole esteticamente possono risultare molto simili. È una lampada alloxeno. Il fascio luminoso, ormai concentrato dallo specchio dietro la lampada, deve andare a colpire la zona centrale di questa lastra di ferro. Passando attraverso questi 2 specchietti che concentrano ancora il fascio fino a quel buco. Da lì in avanti il fascio verrà raffreddato per poi arrivare a colpire gli specchi finali e l'obiettivo. Grazie Paolo per la spiegazione sempre molto chiara e precisa. Questo videoproiettore in effetti è un po' grande, però è un concentrato di tecnologia. Stavo pensando di comprarmelo. Quanto costa Paolo? 60.000? No, 6.000? 60.000 euro? 60.000? Facciamo che me lo faccio regalare per Natale. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. A presto!